Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Secondo me siamo stati bravi a non disunirci e soprattutto a non cambiare tipo di calcio. Abbiamo cercato di fare le stesse cose nel corso della partita, in certi momenti sono riuscite meno, soprattutto nel primo tempo, e in altri sono riuscite di più. Abbiamo fatto, secondo me, un gol, il primo, che è frutto di quello che abbiamo cercato di dire tutta la settimana, e cioè che bisogna calciare in porta. Abbiamo calciato in porta, secondo me, anche da posizioni un po' defilate nel primo tempo, perché l'input mio era stato quello. Domenica scorsa, secondo me, rispetto al volume di gioco, avevamo tirato in porta troppo poco. E una squadra comunque deve calciare se vuoi vincere la partita. Noi dovevamo fare due gol. Se te finisci il primo tempo che hai tirato in porta una volta, devi dire che fai due gol. E sono contento perché in quell'episodio, ripeto,
classico episodio, insomma, con Diagonale che non tocca nessuno, però c'è stata questa voglia di andare a calciare verso la porta che c'era già stata in altre occasioni del primo tempo. Fine primo tempo abbiamo, diciamo, ritrovato anche fiducia, perché comunque trovarsi sotto in una partita che fino a quel momento lì era andata in quella maniera, che non è che tu avevi dominato, però sinceramente non mi sembrava che avessimo concesso chissà cosa, poteva tagliare un po' le gambe. Invece finire 1-1 il primo tempo, insomma, è stato molto importante anche dal punto di vista mentale. E onestamente nel secondo tempo devo dire che abbiamo fatto molto meglio, e quindi nel complesso, insomma, sapevamo che col 2-1 si passava, quindi non c'era neanche la voglia di andare a ricercare il terzo in maniera esasperata. Però devo dire che dai, abbiamo concesso poco. Dopo è chiaro che siamo una squadra che in questo momento deve maturare dal punto di vista della conoscenza delle situazioni di gioco e delle strutture avversarie. Cioè ci sono dei palloni che perdiamo, delle giocate che facciamo ancora perché proviamo a fare delle cose che non possiamo fare. Però ci vuole un po' di tempo per questa cosa qua. Intanto bisogna essere fiduciosi, lavorare bene, il più tranquillamente possibile, sapendo che comunque il calcio vero, quello che conta, è quello di campionato. Quindi a questo momento siamo ancora in una fase di preparazione. Però al di là di tutto, il passaggio del turno avviene su un girone di 3 squadre su 2 partite. E io devo dire che comunque non passare il turno dopo aver perso una partita come quella di domenica sarebbe stato un peccato. E quindi la capacità comunque di andarsi a riprendere in trasferta quello che obiettivamente ci siamo buttati via da soli domenica scorsa in casa è stato, insomma, importante anche dal punto di vista mentale di quello che ci aspetta da oggi in poi. Sappiamo benissimo che abbiamo un inizio di stagione contro avversari che dal punto di vista fisico e tecnico sono superiori al Binore Feggiana, quindi dobbiamo usare queste partite qua per esperienza e per arrivare più pronti possibile all'impatto con la stagione, col campionato. Mister, Migliorini e Segato, nel primo tempo a livello dei ritmi si sono un po' prestati piedi, nel senso che Segato voleva probabilmente fare Migliorini, tra l'altro non lo vedeva tanto, insomma tatticamente c'è un qualcosa da sistemare. No, non è tra loro due. Primo tempo, dal punto di vista, allora, questa è una squadra che sa difendere molto bene sulle traiettorie, cioè il Biro F. Giocargli dentro non è facile. Era una squadra completamente diversa dalla Giana. La Giana avevi tanti spazi, potevi lanciare sempre, avevi la possibilità di pescare sempre il compagno. Infatti nel primo tempo Migliorini si abbassava a prendere palla, poi iniziava ad entrare in campo, però in campo non era facile trovare soluzioni, cioè eravamo tutti dentro, anche se Gatto dicevo di farsi vedere il più possibile, di farsi dare, non era facile nel primo tempo, anche perché la velocità di circolazione era lenta e quindi di conseguenza quando tu muovevi palla loro erano di nuovo messi bene. Ma non era una questione di pestarsi i piedi, era una questione di che io dicevo a Migliorini di cercare soprattutto Segato e Danna, perché per cercare di non perdere palla in spazi così stretti con tanti avversari, più che giocarla, con tutto il rispetto, a Mole o a che ne so, ad Alborghetti dentro a ridosso della metà campo, era meglio cercare giocatori un po' più tecnici. E quindi spesso c'è stata la linea di passaggio Migliorini Segato o Migliorini Danna, perché erano anche dentro, dico, perché erano le uniche situazioni che ti permettevano di non alzare palla, perché poi senza di palla era persa. Però non è una partita facile da interpretare, cioè non lo sapevamo, cioè non è che è una partita che te dici vabbè vado lì, faccio le mie cose, cioè contro squadre così devi riuscire a fare delle cose un po' diverse, devi saper sfruttare di più le palle inattive, i cross, perché comunque centralmente non entri mai. Però abbiamo fatto un gol, il secondo, che insomma contro una squadra così è un bel gol, insomma, anche per come è venuto, dico, perché non è una squadra abituata a prendere questi gol qua. Non dimentichiamoci che comunque nel loro piccolo loro avevano fatto la vittoria con la Giana e avevano vinto tutte le amichevoli per campionato, quindi comunque e non aveva mai preso gol. Quindi comunque era una squadra che è arrivata a questa partita con quello score. E penso che è stato buono venire qua e fare 2 gol e fare questa partita. Poi non è che mi potete dire sei contento di come avete giocato. Sono contento di come abbiamo fatto oggi, perché oggi era difficile pensare di fare tanto di più. E il rischio, dopo aver perso una partita, aver preso un gol così, era magari di sfaldarsi, invece secondo me la squadra è rimasta sempre lì con la testa. Mi è sembrata una superiorità nella parte finale della partita anche dal punto di vista fisico. Sì, ma più presenti i Buccellesti. Sì, sì, noi nel primo tempo abbiamo girato un po' a vuoto, dobbiamo adesso capire quanto è stato per merito loro e quanto ci abbiamo messo un po' noi a carburare. Di sicuro se si prende la parte centrale del primo tempo sembrava fossimo più in affanno noi, se si prendono i 90 minuti forse abbiamo fatto meglio noi fisicamente di loro. Ho visto loro finire comunque abbastanza sulle gambe, sì. Nonostante dei cambi fatti anche prima, perché io comunque i cambi li ho fatti dopo. Grazie. Fortunati, mister, visto che già adesso
fatto. Carizzoni sarà 3 settimane. Lo copio, ho detto che ha sentito un crampo. Adesso io a oggi non posso darvi delle risposte più precise, però sulla carta sono tutte cose abbastanza gestibili. Allora, buono che ci sia anche un buon reparto giovane. L'unico un po' infortunato ero io, che ho un po' un problema a un'anca. E io. No, scusami, dicevi? No, buono vedere un reparto giovane comunque, insomma, che anche Berli sa, perché, diciamo, no, beh, ma la difesa è stata magari spesso messa un po' sotto accusa come presenza, comunque anche Berli sa, No, è entrato bene, ma io l'avevo fatto scaldare, perché comunque non escludevo di passare a 5 nel finale. Poi invece ho visto che tenevamo bene il campo e non serviva. Però l'avevo già fatto scaldare e mi avvisala, quindi sono contento che entrare a 5 minuti alla fine a partita così e trovarsi cuori davanti non è neanche facile. Invece secondo me è entrato bene. Oh, un gol, tu ne devi fare, lo devi provare, perché alla prima occasione anche lì. Lo provi, lo aggiusti, poi lo fai. Sì. Bel gol, però sono contento della qualificazione e soprattutto della prova della squadra, insomma, che abbiamo reagito dopo il gol. Non era facile, venendo da una sconfitta del genere, prende quel gol così e siamo stati bravi, dai, ci siamo sistemati. È stato un primo tempo un po' particolare, un po' difficile, loro arrivavano sempre sulle seconde palle prima di noi, però la partita dura 90 minuti e siamo stati bravi a, secondo me, a fare gol in momenti chiave. La Serie C non è la Serie D, però lo sapevamo già, c'è da soffrire sempre, però questo ecco sembra avere le qualità. Nel primo tempo in realtà sembravate un po' imballati, un po' spaventati, forse era mentale. No, io credo che questa squadra deve ancora capire le potenzialità che ha, e ha bisogno di partite, di fare più partite possibili. Secondo me possiamo crescere tanto. Sicuramente non è la Serie D, ma lo sappiamo, lo vediamo in campo, insomma. È una categoria importante, con giocatori giovani ma importanti, abbiamo visto anche loro 2-3 giovani veramente di prospettiva, però siamo pronti e non vediamo l'ora di iniziare il campionato. Ovviamente dobbiamo migliorare tanto, ma c'è il mister per questo, insomma, però siamo carichi. Più freschi fisicamente alla fine? Noi? È un'impressione solo mia oppure più sul pezzo voi? Sì, anche noi parlavamo di questo. Magari il primo tempo un po'... Boh, non so come dirti. Sono stati 18 minuti del primo tempo e praticamente parliamo loro e stavamo a scoprire noi. Però siamo stati noi più fisicamente... Sì, avevamo la gamba un po' imballata in prima mezz'ora, abbiamo parlato per noi. Poi il secondo... detto bene, anche l'ultima mezz'ora stavamo bene, non so se è una cosa mentale, magari può darsi, però insomma c'è il prof, 2 ce ne abbiamo, sono ottimi, quindi sicuramente loro ci daranno una risposta in questo, però a livello di testa è importante, ci siamo e l'abbiamo dimostrato. Certo. Chi ti ha fatto l'assist? Procopio Matteo. Quindi promette 25 gol. Dove firmo? Aspetta che la domanda. Settimana scorsa avete preso 2 gol e Simone D'Anno ha detto che era stato comunque un calo di concentrazione. Oggi vi siete, non dico fatti gol da soli, ma non ci passa moltissimo. È una cosa su cui comunque dovete lavorare abbastanza in fretta. Ma sono 2 gol opposti, insomma, domenica su palla inattiva, secondo me è stato proprio un calo d'attenzione. Oggi sinceramente neanche me lo ricordo, sicuramente è stato un gol per i giocatori che abbiamo noi, un gol troppo facile per i giocatori che abbiamo noi dietro, però io voglio, quest'anno deve essere un anno importante a livello di testa, insomma, non bisogna attaccare a linea difensiva o l'attacco, perché è un campionato veramente particolare, insomma, quindi se siamo compatti ci diamo una mano, sicuramente ci saranno errori, perché quest'anno li paghi, no? Magari l'anno scorso li hai fatti e non li pagavi. Però se siamo compatti e abbiamo fiducia, questa squadra può fare un ottimo campionato. Beh, due partite, tra quella che abbiamo perso in casa con Gianna e quella estate, abbiamo stato comunque un giorno in campo degli errori. Sì, no, ma appunto, ma poi sono convinto che ancora dobbiamo calarci ancora bene nella categoria. È agosto, sì. Però... secondo me questa squadra può veramente fare un ottimo campionato. Dobbiamo
dal presidente, dal mister, da noi giocatori. Sta tranquilli, non dobbiamo essere altalenanti, una domenica fenomeno, una domenica scherzi, dobbiamo tenere, essere equilibrati, secondo me se siamo equilibrati quest'anno ci divertiamo. Prego. Sì, ma per lei ha cominciato lentamente, poi però ha finito come più palla di tutti, come mai? Perché ho cominciato anche una settimana dopo con la squadra, perché devo cominciare col Pisa in ritiro perché sono di proprietà di loro, però per vari motivi ho scelto di venire all'Ecco in prestito e secondo me è stata la scelta più giusta. E poi man mano che cominci gli allenamenti, le gambe pesanti, poi le risenti un po' nelle prime amichevoli e quindi forse è stato quello il motivo principale. Però ora sto bene, sono felice di quello che abbiamo fatto oggi, anche di domenica scorsa, anche se è andata male. A un finale di partita brillante da parte, quello che correva per tutti, paradossalmente uno di quelli che ha corso per 90 minuti. Sì, sì, sicuramente. Poi abbiamo fatto anche tesoro di quello che è successo domenica scorsa, nel senso che negli ultimi minuti ci è andata male, quindi a maggior ragione questa volta siamo stati più attenti, abbiamo sfruttato più le occasioni che ci sono capitate per fare la partita nostra. Fisicamente hai carburato più nel secondo tempo che nei primi 25 minuti? Sì, magari perché loro erano molto chiusi, quindi cioè, trovare spazi con una squadra che si difende così non è molto semplice. Però poi man mano che la gara andava avanti loro si sono anche un po' scoperti, perché una volta che abbiamo fatto il pareggio loro volevano anche fare il secondo per stare anche un po' più tranquilli, però poi abbiamo trovato gli spazi giusti, abbiamo meritatamente fatto il 2-1 secondo me. Marci? Il gol come... Niente, ho spostato palla e ho provato a mettere una palla forte verso la porta e è entrata. Meglio così, magari va così tutte le domeniche. Sì, sì, l'ha sfiorata un difensore, però cioè, la diretta era in porta anche se non la toccava. Sì, per i miei amici di Bari. Sono due miei amici che mi sono venuti a trovare. Nichetti ha deviato, però andava in porta lo stesso. Andava in porta, sì, 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 posso assicurarlo. Abbiamo dato il gol a te. Sì, no, posso assicurarlo anch'io. No, no, no. Teo? Diciamo che il gioco di lavoro sembra abbastanza ritagliato, perché ricevi molto la palla addosso, puoi fare uno contro uno, sia a destra che a sinistra riesci a fare buone cose. Come dicevano anche i colleghi, insomma, la gamba inizia a vedersi poi magari, anche quando si allargano un po' più le maglie in questa fase in cui non sei ancora come nessuno chiaramente brillantissimo. Beh sì, cioè, diciamo che il 4-3-3 è il mio modulo favorevole, diciamo così, perché cioè, ho gamba, anche se non è uno contro uno posso creare qualche occasione, posso andare al cross, posso andare al tiro, quindi anche per questo motivo ho scelto l'Ecco, anche per il modulo, anche per come ci fa giocare il mister. Ne proviamo tutta la settimana, quando l'esterno va cross, l'esterno va al tiro, l'esterno manda la punta, quindi cioè, mi trovo benissimo. Music. News. Sport. Every day for you on the web. Lecochannel.it. The Blue Light Blue Radio.